Il Catanzaro batte 2-0 la Casertana e accede al turno successivo. Durante la prima frazione, guidati da mister Grassadonia, sono partiti subito forte. Infatti due reti di Fischnaller mettono alla berlina l'avversario. Nella ripresa l'US amministra la gara, senza tante emozioni, infatti è stata la conclusione del secondo tempo. Comunque una vittoria importante che fa morale sia per quanto riguarda la tifoseria che per la diligenza dell'US. Com'è stata questa partita di Coppa Italia? Il Catanzaro supera il turno? Il Catanzaro supera il turno, una partita abbastanza, diciamo, agiata date le circostanze, però è un buon banco di prova per la prossima partita con la Ternana. Peccato per Bianchimano, si è fatto male, almeno così sembra. Sembra di sì, però bisogna vedere cosa diranno, diciamo, le cartelle cliniche, perché non so, però speriamo di recuperarlo, anche perché è una pedina importante per tutto l'attacco. Com'è stata la prova di Fischnaller? Beh, all'inizio abbiamo giocato un bel primo tempo, ma al secondo non ci siamo proprio. È anche una squadra di ragazzini, quindi non è che... non lo so. Però comunque Canute e Fischnaller ci sta. Questa vittoria è importante? Per il morale sì. Un primo tempo in discesa, poi nel secondo si è amministrata la gara. Sì, è stata una bella vittoria, la squadra è stata brava a mettere sui binari giusti la partita e poi ha fatto il suo dovere, ha amministrato il vantaggio. Nessuna sbavatura, l'aspetto positivo è pure che sta trovando comunque una quadratura, un gioco abbastanza fluido, quindi si spera continui così per arrivare ai play-off consapevoli dei nostri mezzi e raggiungere l'obiettivo prefissato. Merito del mister Grassadonia? Grassadonia sta facendo un buon lavoro, per ora i risultati gli stanno dando ragione, quindi dobbiamo sostenere lui e la squadra. Deve tutto funzionare all'unisono affinché si possa appunto raggiungere l'obiettivo che tutti desideriamo. Qual è? La promozione. Una prestazione importante oggi al Ceravolo. Buonasera, sì, vabbè, era una prestazione un po' di secondo livello, diciamo, no? Il Catanzaro ha giocato bene, soprattutto il primo tempo, ha chiuso la partita in 10 minuti, dopo è stato un buon allenamento. Qual è stato il merito di questo Catanzaro? Ma di aver chiuso la partita subito, dopo 10 minuti, con una doppietta di Fischnaller. L'auspicio futuro? Adesso dovremmo giocare il quarto di finale, speriamo in casa, non so, con, mi pare, tra Potenza e Catania. Vediamo se andiamo in semifinale, così ci divertiamo un po'. Ne vedremo delle belle. Arrivederci. Si accede alla fase successiva di questa Coppa Italia? Ma io penso che sarà positiva, la squadra c'è, reagisce bene anche con tutte le storie che ci sono state in questo campionato col cambio dell'allenatore, ma io penso che in Coppa Italia proseguiremo e sarebbe anche un trofeo che non abbiamo mai conquistato, quindi lottare anche per questa Coppa Italia sarebbe più che positivo, sia per i tifosi sia per la società. Chi è stato il migliore in campo? Ma io penso che tutta la squadra più o meno ha giocato, poi che vuoi, c'è un po' di sostituzioni, un po' di cose, però una cosa è certa, se non c'erano stati quei due gol a freddo di Fischnaller all'inizio, può darsi che si poteva andare anche supplementari, eh? No, sì. No, è andata bene all'inizio, okay, però la squadra finalmente abbiamo ripreso a giocare un buon calcio. È un buon calcio, è quello. Giochiamo ben coperti dietro e sì, quindi ogni giocatore tiene la posizione. E finalmente qualche giocatore sta mostrando le sue qualità. Quindi l'allenatore ha ricucito uno spogliatoio, sì, che sì, si era, sì, non sappiamo, sì, i tifosi, sì, perché era spaccato. Quindi merito dell'allenatore. Il merito dell'allenatore è anche del presidente, che tanta gente lo critica, il presidente è un passionale come noi. Dobbiamo avere tempo, io non voglio fare progetti, però dico, ce la giochiamo domenica per domenica. Domenica viene la Ternana, noi finalmente abbiamo ripreso a giocare a pallone. Cercate di venire allo stadio, non rimanete a casa, perché il Catanzaro è di tutti, il Catanzaro è una fede, si ama e non si discute. È un patrimonio della città. Un patrimonio di tutti, non della città. Il sesto risultato utile qui. Sì, ma io guardate, oggi la partita la determino solo, come dire, dedicata agli catanzaresi. Io a cambio quanto può bisogno, ne servivano i 3 punti e prendiamo i 3 punti, tutto il resto è noia, è una partita per catanzarese, ma passiamo mercoledì, poi a domenica da parram. Buonasera. Ragazzi, com'è questa prova di oggi? Si supera il turno e si guarda avanti. Era importante il passaggio. Tu cosa pensi? Fantastici ragazzi. Glielo diciamo?
Sì, è la Casertana. Il Cosentino e Castaldo. Abbano! Fissionale era uomo partita. Sì, uomo partita. Noi vogliamo la coppa, Dio can. Ho mucacciare su coso. Sì, comunque è bella partita, Fissionale era un giocatore di qualità, non c'è niente da fare. Casertana e Cosentino, su gemellati alla casa. Solo 800 spettatori qui al Ceravolo. Purtroppo è mercoledì, la gente lavora pure. Chi non lavora, io che vado a lavorare, lo vedo, in questo momento ho finito e vado a lavorare. Come ha visto la squadra? Buona, mi è piaciuta almeno, e poi vincere 2-0 dopo due minuti. Una bella soddisfazione. Bella soddisfazione, grazie. Va bene così oggi, era una partita importante da vincere, andiamo avanti in Coppa, speriamo di vincerla. Speriamo bene, dai. La prossima gara è importante contro la Ternana. Con la Ternana sarà dura, però se continuiamo così possiamo fare il risultato. Comunque un saluto a tutti gli amici di Caserta che ne prendono due. Arrivederci. Un saluto a Billy Costa, ragazzi, e a tutta la sezione Roma. Un terreno di gioco non in perfette condizioni, però l'US ha lavorato e ha vinto questa gara. Non era una gara probante, però si è visto che tanti ragazzi si sono impegnati, perché è importante dare un segnale all'allenatore, chi vuole davvero rimanere a giocare per questa maglia. Però non era una squadra, gli avversari non erano poi così motivati, però noi abbiamo fatto una buona gara, si è visto chi è che vuole giocare per la maglia. E chi vuole giocare per la maglia? Un nome? Fischnaller sicuramente, Maita. Signorini grazie. Bah, le vittorie fanno sempre bene, sono corroboranti come dicevamo con l'amico, e quindi ben vengano. Sicuramente un buon test in vista di un impegno probante, quello quale sarà quello contro la Ternana. Non abbiamo voluto prendere sotto gamba questa partita, come è accaduto invece in passato per quanto riguarda la competizione a Coppa Italia, e questo fa piacere perché significa che la società è impegnata su più fronti, ci crede e vuole dare soddisfazione ai tifosi su tutti i fronti possibili. Come hai visto la Casertana? Ma la Casertana oggettivamente si è presentata in campo con dei giovani, insomma una squadra chiaramente allestita forse in previsione di un futuro, per capire chi di questi giovanissimi potrà fare parte della rosa nel proseguo del campionato. Sicuramente povera tecnicamente, specialmente in attacco, comunque ripeto, un buon pomeriggio di sport, di calcio, una bella giornata qui a Catanzaro, ci siamo anche un po' abbronzati, adesso però fa un po' freddino per cui preferisco rientrare. A presto. Ciao, grazie. Sì. È stato un allenamento, insomma comunque una partita insomma che tutto sommato ci ha fatto divertire. Il morale sale? E il morale sale, adesso vediamo domenica con la Ternana. Chi ha visto in palla il migliore in campo nelle file del Catanzaro, chi è stato? E Martinelli secondo me, anche Urso non è stato di meno, insomma tutto sommato, insomma, anche se erano riserve hanno giocato bene. Una gara vinta dalle riserve. La rosa fa gruppo, questa vittoria fa gruppo, vincere aiuta a vincere, speriamo di portare la coppa a casa. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Che non abbiamo vinto con maggior distacco. Però un 2-0 è un bel risultato. Fa il risultato. Buonasera.